Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Alan Wake, signori. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi attenzione che questi ce li abbiamo proprio qua, eh? Apparentemente sì. Allora, andiamo a vedere un attimino sulla mappa la situazione. Allora, siamo andati, sì, in questa zona, poi dovevamo e potevamo andare verso la stazione, la metropolitana, però scusa, un giro che fa, non te lo fai? Stiamo accorti un attimino anche a chi abbiamo nei dintorni. Anche perché quando possiamo, magari un'occhiatina in giro la diamo. Con quale violenza poi? Salve. E allora aspetta perché. Sì. No, allora facciamo una cosa perché noi. Questa strada l'avevamo adocchiata. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate like, condividete e commentate per supportare questi videozzi. E. Ok. Vediamo, perché non si sa mai, c'è qualcosa da raccattare qua sotto. Ok. Che in realtà uno di questi. Troviamo. Voce discretamente inquietante. Lì c'erano anche delle luci, eh. Mo, non so. Là una stanza. Non so qual è la strada principale, in realtà, nel senso vorrei fare. There was something hidden here. Life would reveal a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? Stanza dello scrittore attualmente non disponibile. No, volevo vedere parole della lampada. Ripristina 5 punti salute. Ah, ok. Ripristina 5 di salute per ogni secondo quando usi il potenziamento torcia sulle ombre ostili. Fornisce una probabilità del 10% di stordire un nemico con il potenziamento torcia. Fornisce una probabilità del 25% di recuperare una carica della torcia uccidendo un nemico. Forse questo, no? Ok, un punto. Perfetto. E là magari ci andiamo dopo. Facciamo una cosa, andiamo prima qua sopra dove sentivamo quella voce. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Hello? Salve. Oh, hey Alan. Ah, You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map, if you want to take a look. Still haven't found my mystery man, though. Ok. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. Questo è pure vero, però, insomma, All non I era. have is a name. Warlen Dorr. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Gentilissimo, caro, gentilissimo. Vabbè, partiamo dalla prima, che già che ci stiamo, poi vediamo pure la mappa. Allora, qui abbiamo il luogo buio. Aspetta. Però questi.
Allora. Posso? Well, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Chi? Dove? Perché? Motivo? Perché io? Allora, ricorda, ero all'obitorio, stavo per dare le prove all'FBI, Dor mi ha trasportato qui, in questa realtà onirica. Perché? Infatti ci ricordiamo che il policeman è sparito quando stavamo... appunto all'obitorio e poi ci ha attaccato Nightingale. Dati di fatto, allora, tempo mancante, nessun ricordo, finora sono sempre finito qui, me ne dimenticherò quando uscirò, rapito, alieni, Dor, UFO, poliedri, sogni, io ma non io, altri che conosco eppure sono diversi, la donna dai capelli rossi, e ok... vabbè, io la ringrazio e... Ok. No, più che altro sto vedendo più se quei segni magari me li segnava anche qui, nel senso. Però penso che semplicemente abbia collegato questi qua. Sì. Vabbè, arrivederci. Passiamo allora dall'altro lato della strada. Sta piacendo da morire con questo titolo, signori. È sempre un po' enigmatico e problematico, tra virgolette, qua per passare per forza di cose. Così recuperiamo anche salute, tra l'altro. Certo, sprechiamo le batterie della cosa, però ci sta. Non si può avere tutto dalla vita. Vediamo... C'è anche una scala che va su. La porta non so se sia aperta. No, per capire dove potrebbe andare quella. Guarda, scorte. Bisogna controllare ogni pertugio. La porta è aperta? Sì. E risale. Non so. Piano. Dove stiamo uscendo qua? In quel vicolo. E allora prima saliamo sopra. Eh no, manca... Ah vabbè, che tanto devo andare qua. Però non è che me dovete recicciare così, giovani. Case. Allinea l'eco approcciandola da un angolo specifico. Second you let your guard down. You thought you had it tamed. That you knew what the hell you were doing. Your last mistake. Unless you got lucky. And you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time. Let your mind wander. And the fire escape that was meant to be your getaway route was gone. Was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. Okay. Altre scorte. I've written books about Alex Casey for years. Something lingered here, a line from a half-forgotten story. E niente. Ok. Allora. Vabbè, ritorniamo là e scendiamo. Cioè, saliamo da quel portone. Penso di sì. Penso di sì. Ci sono altre opzioni. Va bene. E questa era, tra virgolette, la strada secondaria che stavamo facendo per prima di andare alla cosa della metro. Però, come detto, se possibile,
Una spulciata in giro la diamo sempre. Questo vicoletto, non so se l'avevamo addocchiato, penso di no. Allora, fatemi vedere, ok. Qua potrei sbloccare la porta, no? Sì, perfetto. Quindi qua ho sbloccato questa porta qui. Qui c'è un eco che abbiamo sbloccato. Qua c'è sempre un qualcosa, un punto di interesse, però non è detto che sia sempre raggiungibile al momento giusto, immagino, non lo so, perché era sopra dove in realtà eravamo stati, quindi. Allora, noi qua siamo in una zona che prima non avevamo visto perché era chiuso pure qua. Quindi possiamo salire qua, così come possiamo andare a vedere qua dietro. Ok, poi sblocchiamo anche quella porta lì. Noi qua ci eravamo fermati perché, cioè, ci eravamo bloccati più che fermati. Possiamo prendere questa luce? Penso di sì. Ok. Poi ci torniamo. Prima fatemi vedere qua sopra. Anche il fatto delle due. Realtà parallele può un attimino mandare in, non in confusione, però darti più opzioni, destra e sinistra, uno e l'altro. Qua, qua. Probabilmente non so se sia questo, perché è vuoto. Ah no, questo, questo, ok, ok, no. Parole di guerra. Aumenta il 25% dei danni inflitti dall'ultimo proiettile nel tamburo. Aumenta il 25% dei danni della doppietta quando colpisci più nemici con uno sparo. Ripristina il 15% della salute massima quando va a segno un colpo diretto con la pistola lanciarazzi. Forse questo. No, perché visto che sembrava non ci fosse niente, avevo immaginato che magari dovevo prendere la luce, tornarci e ci sarebbe stato qualcosa di sbloccato. Prima però faccio un'altra cosa. Prima di andare a prendere la luce che ci dà la possibilità di passare da quel lato, vado comunque a sbloccare la strada. Cioè possiamo comunque aprire la porta da qui. Perfetto. Ora ci prendiamo la luce, ma dobbiamo stare accorti perché, a parte che non è strettamente necessario prenderci la luce, ma merda, ma perché? Oh, ma sei un coglione! Niente, la via di tutti in faccia, sto coglionino. Non benissimo, proprio per niente. Ok. Beh, perché immagino che qui avevamo visto che c'era qualcosina. Piccettina che ci indica cosa? Ah, vedi? Vedi? Quante me ne perderò? Hai voglia?
Parole di armi. Allora, fornisce una probabilità del 5% di non consumare munizioni sparando con il revolver. 5 è un pochino, poco. Aumenta il 15% la forza respingente del fucile a pompa. Aumenta il 25% l'area d'effetto della pistola lanciarazzi. Andrei con questo, per quanto non abbiamo ancora il fucile, ma... Poi dobbiamo tornare anche lì a prendere qualche... vedere un po' di informazioni sulle lavagne. Ora abbiamo una luce, noi l'abbiamo utilizzata qua. Questa in realtà potremmo anche... non c'è bisogno neanche di riprenderla, perché ho questa qui che posso utilizzare. Meno che questa io non posso andarla ad utilizzare anche da qualche altra parte, ma non credo. Padine. Vabbè, qua è dove avevamo preso la prima. Ah, però aspetta. Vedete là in basso a destra? Io potrei avere due cariche allora. Sì. Ok, ok. No, le due cariche, insomma, ce le abbiamo. E anche qui sotto ci dovrebbe essere... Allora, c'è una... Aspetta, aspetta. Ah, ok. Mi sa che conviene darci un occhio a queste. Aumenta il 10% i danni inflitti ai nemici nelle immediate vicinanze. Rende Alan 20% più difficile da individuare da parte dei nemici. Riduce i danni subiti dai proiettili di oscurità. Ok. Beh, o questo. Aumenta il 10% i danni inflitti ai nemici nelle immediate vicinanze. Fare, no? È il 20% in più di steltaggine, non è mica male. Ok, e ne abbiamo altri due da prendere a questo punto, che andrei ad approfittare di questa cosa. Ok, perfetto. Aumenta di 15% la salute massima, 30% la quantità di salute massima ripristinata ai rifugi sicuri, ripristina 50% della salute massima quando scopri una parola di potere. Ma qua ce ne stanno tante, ma in giro. Facciamo così. Anche perché, cioè, comunque sono più livelli, quindi dovremmo beccarne altre andando avanti. Ora andiamo a vedere anche l'ultima, che in linea teorica ci manca. Ok, è lì, però in realtà non credo che sia propriamente lì, nel senso che... A meno che... Ma io non credo di dover... Ci provo, ma... Ok. Vabbè, le altre volte era fermo qui, un attimino messo male. Adesso ce l'ha piazzato così. Potrebbe essere in questo caso diverso. Allora, c'è la freccia. Eccola là. Ok, perfetto. Parole di riparazione. Vabbè, dai. Facciamo piano piano, poi. E ci stanno le batterie, perché non le prendi? Si vedono, Alan. Si vedono le batterie, per piacere, prendile. Alan. Porca puttana. E niente. Questo sta sempre impagliato, sì. Ok. Vabbè, mi ripia la luce. E... me ne vado. E ci sta, signori. Io, come detto, questo gioco cercherò... Sicuramente mi perderò una madonna di cose, però... vorrei provare a spippolarmelo per bene. Per quanto poi, come vi dicevo... perdo e ne perderò male, ma...
Allora, io questo qua ne abbiamo visti due di sti cosi. Devo provare una cosa. No, ok. Abbiamo lasciato delle torce a quell'altro coso, ma non ce le ha volute prendere. Ok, allora vediamo prima cosa c'è qua e poi attiviamo la luce. Cosa è cambiato e dove? A parte l'ingresso. Sì, noi il biglietto ce l'abbiamo. Abbiamo anche da... Ok, vai. Alan. Ma che sta facendo? Dai, quelle dei PA, Alan. Ok. Vai Gorbietto. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Vorrei riprendermi la luce, se possibile, ma posso? Ah no, mi ributta qua. Io volevo approfittare che stavo oltre. Ho detto, vabbè. Sedamo. Invece mi ributta dietro. Something lingered here. Maledetto. A half forgotten memory. An echo. Sì, vediamo dove lo dobbiamo piazzare, però. L'eco approcciando ad un angolo specifico. Sì, vorrei capire l'eco di... Ok. Beh, lì c'è lui, immagino che sia sempre là. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. Ok. Hai scoperto il tuo primo elemento di un eco. Puoi riscriverlo nella realtà sulla lavagna della trama. Andiamo a vedere. I had a location. I had a story thread. I would put them together. Write them into my story to create a path deeper into the dark place. Ok. Seleziona l'elemento della trama, agente FBI, e attivalo con A per riscrivere la realtà nella scena della stazione di Caldera Street. Agente FBI, hanno preso. Scia di sangue ha condotto l'oscurità al tunnel. Ok. I changed the story, and with that, the dark place changed. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Mamma mia, signori, però sapete qual è il fatto che chi ha visto barra giocato il primo? Nel primo, cioè, è un percorso che ti porta a capire cosa stava succedendo nella storia, nella trama. It could not be opened on this side. E sostanzialmente si capiva come le scritture di Alan andassero praticamente a fare la sceneggiatura dell'avventura, insomma. Poi quello che era successo, signori, laga, moglie, eccetera, eccetera. Adesso in questo secondo capitolo ci sta facendo vedere, diciamo, un po' più nella pratica quello che è effettivamente la riscrittura dell'ambiente con il passaggio da un, diciamo, universo all'altro tramite la luce. Luce e oscurità che vanno di pari passo. Allo stesso tempo c'è comunque quell'aspetto più di indagine con la poliziotta.
The Fed had glimpsed into the Maw of Darkness. It swallowed him whole. E insomma, bello. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Allora, vediamo un attimino. Posso vedere, non abbiamo ancora la mappa e sta venendo il dubbio che me la potrei essere persa, perché di solito Lost, esatto. The blood trail continued deeper into darkness. Di solito, scusa, la mappa della metropolitana sta all'ingresso della metropolitana. Questi sono troppi. Sono veramente tanti. Fortunatamente non tutti si trasformano in presenze vere e proprie. Dove devo andare? Qui giù o lì? No, penso lì giù, ok. Però vediamo fin dove possiamo arrivare, qualora ci fosse qualcosa. Vediamo se la mappa la recuperiamo dopo, se stava all'ingresso della metro. Però non mi sembrava... Madonna. Anche meno, per aprire una porta. Non mi sembrava ci fosse... adesso ci sono queste indicazioni, appunto, come in... di un caso. Scena del crimine, tracce di sangue. Tante tracce di sangue, se dobbiamo dirlo. Discretamente. Discrete. No, direi che non è per niente ottimale come situazione. E allora, questo è un punto di salvataggio, quindi onestamente un salvataggio rapido e anche un salvataggino manuale lo andrei a fare. Controlliamo se c'è qualcosa da prendere e recuperare. Qui abbiamo anche una scatola dove possiamo lasciare eventualmente cose, ma siccome troviamo veramente poca roba, il nostro inventario è praticamente vuoto, quindi non è che ci sia sta gran necessità di lasciare oggetti perché siamo troppo pieni, quindi insomma, per il momento è meglio controllare tutti i pertugi, Lascia fare. Anche se effettivamente le cose che possiamo raccogliere non sono comunque ben indicate, o meglio, se proprio ci vai in faccia ti accorgi, se esce il tastino, neanche troppo grande, altrimenti... Immagino che dobbiamo andare dall'altro lato, però, o no? Ah, no, forse no. No, allora aspetta. Se dobbiamo proseguire di là, voglio prima vedermi questa zona qua. Allora, aspetta che c'è... Ok, lo becco da qua, dimmi di sì. Dai. Parole d'aiuto. Allora, portatore di luce aumenta l'area di effetto del bengala. Un secondo la durata del bengala. Aumenta il 10% l'efficacia delle bende. Aumenta di un secondo la durata dell'effetto degli antidolorifici. Facciamo le bende, va. Vediamo. Pure di qua. Vedi? Guarda come c'è in bosca le cose. C'era pure un sacco di roba, tra l'altro. Vai. Ok. Non male, non male. Magari facciamo anche una cosa. It was locked from the other side. Se me lo metti nello slot rapido, magari qua proprio in caso di necessità, insieme anche a... Questa me lo puoi mettere pure qua.
E adesso possiamo proseguire da quest'altro lato. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Ah, qua possiamo mettere la luce, ma noi non ce l'abbiamo. Qui non ce l'abbiamo. Non ho neanche fatto caso se da qualche parte potevo prenderla. Solo da lì? La mappa neanche ce la scopre strada facendo, quindi. Ho l'impressione di essermela persa da qualche parte, però. Mai dire mai. E là ci dobbiamo ritornare allora. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Hai trovato una nuova scena. Vai alla lavagna della trama per riscrivere la realtà nel tunnel crollato. E aspetta, però mi hai detto di trovare l'ispirazione. Allora andiamo. Tunnel crollato. Beh, io una cosa sola posso scegliere. Un singolo elemento della trama può essere usato in più scene. Seleziona l'elemento della trama agente FBI e attivalo con A per riscrivere la realtà nella scena del tunnel crollato. Ok, qui la pista dell'agente si è fermata. Un fantasma. The plot changes shape the world around me. Ok. I changed the story. And with that, the dark place changed. Lì c'è un altro ego, ma a me mi serve comunque. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Ma scusi. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Mi scusi. L'abbiamo riscritta benissimo questa trama, posso dirlo? The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Ok. Prima di questo, però. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. Allora andiamo qua a destra, vediamo se possiamo prenderci la luce e se riusciamo poi a riportarla dietro. Allora, intanto vediamo qual è la situazione ora. Ok. Poi. Vediamoci. Another echo lingered here. A source of inspiration. Research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate. And it felt right for the story. Sì, lo so che posso accendere e spegnere la torcia così, però. Se posso eventualmente passare. Aspetta, cerchiamo di. Se adesso posso tornare indietro e usare. O comunque
coso di riuscire a passare inosservato è utilissimo, possiamo dirlo. 20% in più di probabilità di passare inosservato, che è comunque importante. Ora, la bagna della trama qua per riscrivere, ma io non voglio adesso andare a riscrivere, ma bensì, cioè sì, ma dopo voglio prima di tutto vedere qui cosa c'è. The water was gone. The way forward was open. Spero che non sia la strada principale questa, però. Pensavo fosse una secondaria così. No? Non lo so, capiamo. Qualche linea teorica ci dà buone possibilità di ritornare anche sui nostri passi, se non vado errato, quindi. Insomma. Ah, eccola qua la mappa, vedi? Ma non ce l'eravamo persa. Ok, ok. Ci siamo persi solo qualcosa qua. Cambio luminoso inattivo. Però c'era da fare un cambio luminoso. Noi abbiamo preso la luce da... beh, proprio da qua, mi sa. Sì. No, questo è quello dell'ingresso. Ok. No, quindi qua potevamo rifare qualcosa. Porco due. Rifare o prendere. Perché, allora, se io mo proseguo da qua, dove riandiamo? Qui. Ma intanto vediamo qua dentro chi c'è. Se c'è sempre il policeman. Ah, qua sopra addirittura. Hey, Alan. Sì. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in. Putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name living a different life in a different world. Sì, eh? It's alternate realities, maybe. Potrebbe essere un collegamento a Quantum Break. Like door. The sketch you have does look like the door I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Allora, prendo gli appunti sulla mappa, penso che ci aggiorna un attimino sulla situazione. Esatto, ci segna quindi tutti questi qua. Ma secondo me fino a quando non ce li segna lui, non ce li fa vedere. Cioè, oddio, per carità, può essere pure, non lo so, però. Inizia a diventare un po' labirintica la situazione. Vediamo, ho aggiunto qualcosa qui. Allora, questo è, so, avevamo letto questo, questo e questo, giusto? Yes, quindi il rosso è quello nuovo. Cos'è questo posto? Un sogno? Non sembra reale. Nessun luogo, ogni luogo, tutti i luoghi, in qualsiasi luogo. Ora New York, non... New York. Un passaggio per altri luoghi, uno snodo. Dor è il guardiano o vuole arrivare da qualche parte? Ovunque? Door, cancello, portale, porta, apertura, accesso, finestra. Studia un po' i sinonimi. Va bene, ok. E sta di fatto che tutto questo ci sta solo bruciando il cervello, io credo. Perché...
Al momento è abbastanza intricato il tutto, quindi. Come detto, dobbiamo andare a riscrivere la trama, la storia lì della cosa crollata, però non so se è quella la principale o no. Perché noi qua mo ci dovremmo fare un bel po' di strada. Allora, trova gli altri indizi di attività della setta nei tunnel. Quindi immagino che sia proprio lì. Perché un mo da qua. Vabbè, oh, tanto penso che possiamo ritornare indietro quando vogliamo. Cioè, fino a mo l'abbiamo potuto fare. Alan, wake. Aia, cazzarola. La Madonna, però. Niente. O quando ti becca una volta, poi. Con calma. Allora, un attimo che qua chiuso, perfetto. Perfetto, tra virgolette. Poi, da qui stiamo uscendo qua e ok. Qua dove stavamo prima. È una parola. Ah, ok. Allora, un attimo di salvataggio rapido. Una risalvatina qui. Questa è la scatola. Ok. Qui c'è una scala che ci porta da qualche parte. You need help. Good luck. Non vorrei capire. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Lavagna anche qua. Ricapiamo un attimo. Ok. Qua possiamo usare la lavagna. Me lo dice sulla scena treno deragliato. Sì, quelle del ce del le scene sostanzialmente dove sta scritto scena sono quelle che possiamo riscrivere. I should look at the plot board. Keep the story Sì, moving. un attimo, stai calmo. Perché onestamente a sto punto la prima cosa che dovremmo andare a riscrivere è lì dove c'era il tipo in realtà, eh. Non vorrei di niente, ma questa qua in teoria dovrebbe venire dopo l'altra. Noi ora qua potremmo anche andare a vedere un attimo. Allora, qua ci dovrebbe sta qualcosa. Linea molto teorica. Ok. Indica lì. Se questo mi indica qua, ci deve stare qualcosa qua. Vedi? Questo mi spinge qua. Eccolo là, vedi dove stava imboscato, maledetto. Scusate, ma ci impalliamo, ma dobbiamo controllare per bene.
Allora, mentre vedete i danni inflitti dall'ultimo proiettile nel tamburo, questo aumenta al 50% e i danni da doppietta quando colpisci più nemici con uno sparo, ripristina il 15% della salute massima quando fa segno un colpo diretto con la pistola lanciarazzi. Io a questo punto vado ancora con questo. Eh no, scusate signori, ma io poi quando mi impallo che dobbiamo trovare queste cose, le dobbiamo da trovare, le dobbiamo da trovare. E a questo punto facciamo che va bene, scriviamo qualcosa qua, poi torniamo anche dall'altro lato dove non abbiamo ancora finito. I had a new beat for the story. Allora, l'agente FBI era qui alla ricerca della setta. Guai, la setta reclamò il dominio del tunnel con il fuoco. Posso provare? C'è qualcosa di sbagliato nell'una o nell'altra? The scene had changed. Però. Vedete? Ah, sì, la possiamo cambiare. Per avere diverse opzioni nel, tra virgolette, The nello cult stesso. poured the gasoline over the train car, an iron cage that would soon become a coffin. Bello, bello, bello. Bello, ma non. Ma che cazzo è? Vabbè, ma non faccio in tempo neanche a rialzarmi, vacca di quella puttana. No. Olivia. Che cazzo. Ok, no, nel dubbio. Potremmo tornare indietro a salvare la partita, ma non per qualcosa, ma per il semplice fatto che ci recupera la salute. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a Portatore ghost di luce, story after ok. that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Cazzo, però è complicato nel senso prendere tutti gli indizi da una varia scena, poi poterli riusare in tutte le altre scene per creare più opzioni in ogni scena. Perché credo a questo punto che non ci sia, tra virgolette, un giusto un sba un uno sbagliato nel mettere indizi, ma It could not semplicemente be opened on the side. possiamo andare a mettere opzioni per l'appunto diverse. Noi ad esempio già qui potremmo andare a modificare, ma se lo modifico qua cambia qualcosa? The new story beat fit the story perfectly. Ok. Caldera oscura, trovo. Ok, allora facciamo una cosa, signori, perché io qua poi non mi rendo conto del tempo che passa. Però direi di salutarci qui con questo episodio, visto che qua possiamo anche salvare. Mi sembra molto ma molto intrigante questa cosa. Poi c'è da capire un attimino come andare a far combinare tutti i vari cosi a destra e a manca. E va bene, la salute non ce la sta a recuperare però, tra parentesi. Va bene, va bene. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Spero che il video vi sia piaciuto, sempre più infognante e intrigante. Seguitemi anche sull'altro sito per live, secondo canale Instagram. Un saluto a tutti da Quel Taleale.